vede ora qui c'è la luce, ma lì in miniera si viveva solamente con l'acetilene. Sicché qui, quindi in questo piano c'erano due ingabbiatori, uno ingabbiava e uno sgabbiava. Tante volte la gabbia non era a livello, il minatore tentava il vagone, arrivava il pozzo, andava dietro al vagone. E così abbiamo avuto 7 incidenti mortali. Andavano a finire con la presa. Allora, oggi si inaugura questo museo multimediale, i luoghi del Mercurio, perché a Badia, ma in particolare la Miata, ma insomma a Badia era il maggiore stabilimento, avevamo la produzione di cinabro dal quale si estraeva mercurio. Le miniere per noi è la nostra vita, è il nostro vissuto, il nostro essere, la nostra memoria. La Miata in questo momento è unita proprio in questo momento particolare e speciale. Un grosso ringraziamento però mi viene dal profondo, viene ai nostri minatori, a coloro che ancora sono viventi, a coloro che portano avanti le nostre memorie, a coloro che ci hanno lasciato la propria tradizione, la propria cultura, il proprio interesse. Se siamo qui lo dobbiamo a loro. Anch'io sono figliolo di un minatore e questo per me è una grossa soddisfazione, essere oggi presidente di un parco nazionale. Questo lo devo ai sacrifici dei miei genitori, dei minatori specialmente, in special modo. Veramente un ringraziamento sentito, dovuto a tutti i parchi. Noi qui abbiamo una grossa opportunità, abbiamo fatto venire i parchi minerari di tutta Italia. Ringrazio quindi il Vispra, la dottoressa Patenet, che ha fatto in maniera che questo incontro avvenisse proprio qui. Il Parco Minerario fa parte della rete dei parchi e dei musei minerari che abbiamo creato in occasione di Expo a ottobre 2015. Abbiamo fatto la terza giornata di riunione, la terza riunione di rete in questi giorni in occasione per l'appunto di queste giornate di inaugurazione del museo. L'importanza anche per la gente del luogo di siti del genere rivalorizzati ad usi diversi, da usi minerari. Qui ci troviamo di fronte agli armadietti dei nostri minatori. Questi oggetti contenevano gli indumenti e gli effetti personali. Sono del tipo un po' particolare perché vedete sopra erano alimentati da un flusso di aria calda che consentiva loro di poter asciugare poi gli indumenti quando uscivano dalle gallerie. Sono stati utilizzati in questo museo, diciamo a pretesto, per poter inserire la storia dei nostri minatori. Qui si può vedere la gabbia dove i minatori scendevano. Le guide di questi pozzi erano fatti in legno e avevano bisogno di una continua manutenzione. Qui si vede anche un po' gli attrezzi in uso allora dal falegname. Allora, intanto questa qui è la medaglia, la cosa più importante che si porta dietro il minatore. Questa è la vita o la morte in galleria, perché questo è il cartellino, è il badge di oggi, è quello che rappresenta la presenza o l'assenza al lavoro di un minatore. Funzionamento molto banale, ma molto funzionale. Vedete, questo è il medagliere, quello che raccoglieva le medaglie, è diviso in due turni, turno montante e turno smontante. In gergo montante significa che entri al lavoro, smontante che esci dal lavoro. Per cui all'inizio del turno i minatori tutti mettono la propria medaglietta nel turno montante, vanno a lavorare in galleria, al rientro dopo il turno di lavoro la prima operazione che devono fare è assolutamente quella di prendere la medaglia e spostarla nel turno smontante. Qui ovviamente c'è un sorvegliante, una persona che controlla l'entrata e l'uscita, si segna tutte le presenze della mattina che ovviamente devono risultare poi diciamo all'uscita. La medaglia che rimane qui alla fine del turno ovviamente non è un buon segno.
In futuro, nei prossimi anni, sarà un susseguirsi di queste iniziative e di nuove aree e immobili restituiti alla collettività. Speriamo che queste miniere si sviluppino dal punto di vista turistico, imprenditoriale, proprio per dare nuove opportunità, dare una nuova speranza anche ai giovani che rimangono e rimangono su questa terra. Devo dire che in questo anno, come Presidente del Consiglio regionale, ho avuto modo in più occasioni di trovarmi di fronte a musei che danno il senso della profonda attività di sofferenza e di lavoro che attraverso le miniere la Toscana ha vissuto. Diversi territori della Toscana dove le attività minerarie, che non sono più in attività, hanno però lasciato il campo a un'attività culturale e di richiamo turistico attraverso i musei che sta andando avanti molto bene. Molte aree come la Miata hanno una storia, una memoria importantissima che va salvaguardata, che va unita ad altre tematiche quali la gastronomia, i circuiti turistici legati all'archeologia, quindi sono dei territori con una forte potenzialità che hanno bisogno di un aiuto sia da parte dello Stato sia da parte di tutta la comunità.